Ciao! Oggi prepariamo i Vanillekipferl, ovvero i cornetti alla vaniglia. La mia pronuncia tedesca, diciamo, è vergognosa, quindi chiedo assolutamente scusa a tutti. Sono dei biscotti tipici natalizi dell'Austria, che si sono molto diffusi in tutto il mondo. Sono semplicissimi, con un impasto di frolla, e ricordano, insomma, quei tipici biscotti da bambini che si amano poi durante il corso di tutta la propria vita. Allora, diciamo che ci sono tantissime leggende interessantissime riguardo i cornetti alla vaniglia, ovvero questi Vanillekipferl. Io vorrei sproloquiare qui per ore e ore, ma ho soltanto 3 minuti, quindi devo darmi una mossa. In pratica si pensa che addirittura siano i genitori del croissant, e infatti li portò poi Maria Antonietta, e anche del nostro cornetto. La specialità si diffuse in Italia e più specificatamente, che io non so mai dire se non lentamente, in Veneto, subito dopo il 1683, grazie agli intensi rapporti commerciali che c'erano tra la Serenissima Repubblica di Venezia e Vienna. Detto questo, è finito il tempo e io potrei anche finirla qui. Come ti renderai conto dalle immagini, è davvero semplicissimo preparare questi biscotti. Si tratta di fare la farina di mandorla con delle mandorle fresche, aggiungere lo zucchero e poi tutti quanti gli altri ingredienti, che sono il burro freddo, l'uovo, il pizzico di sale e naturalmente la vaniglia fresca. Mi raccomando, state lontanissimi dalla vanillina, perché la vanillina non è vaniglia. Bisogna farsene una ragione. E scrivo tutto naturalmente in basso, perché non riesco mai a seguire le immagini, visto che dico 6560, dico troppe cose, dovrei smetterla, ma non riesco. E niente, è davvero una ricetta semplicissima, piace moltissimo. E niente, cioè, si tratta semplicemente di impastare, come vedete anche dalle immagini, è un impasto molto elastico, è una frolla sì, ma tiene benissimo, non impazzisce tra virgolette, quindi non si sgretola tanto, non si deve lavorare come tutte le frolle eccessivamente e non deve prendere calore, perché altrimenti la pasta viene compromessa e poi si formano questi piccoli cornetti. Una volta formati questi piccoli cornetti, via in forno, e lo zucchero a velo si mette quando i biscotti sono caldi, in modo che attacchi per non andare mai più via. E sono perfetti sia per la cioccolata calda, che per il tè, che per la colazione. E la cosa bellissima di questi biscotti è che si conservano bene, a patto che naturalmente l'ambiente non sia umido, e quindi magari metterli all'interno di una scatola di latta potrebbe essere anche un'idea regalo. Io cercherò di proporne tantissime per il periodo natalizio, e quindi vi tedierò continuamente con le mie natalate. Io amo il Natale, quest'anno voglio davvero festeggiarlo alla grande, spero insieme a voi, e spero soprattutto che vi faccia piacere. Comunque, se provate questi Vanillekipferl, spero che la zia Luci tedesca sia orgogliosa di me, ne dubito perché è una pronuncia vergognosa. Niente, comunque, se voi li preparate, vi prego, ditemelo, e mi trovate su tutti i social. Nel box informazioni c'è scritto davvero di tutto, io purtroppo sono in giro per il web e quindi mi trovate davvero ovunque. E niente, spero di conoscervi, in modo da potervi ringraziare per avermi tenuto compagnia. Un bacione e buon Natale. Ciao!